Allora, la scorsa lezione non abbiamo registrato perché mi ha detto Paolo che non funzionava il proiettore, per cui lo dico adesso che sto registrando per qualcuno che dovesse ascoltare, manca una lezione nella successione dei video. Facciamo un breve riepilogo. Veramente brevissimo della scorsa lezione, sono passati una decina di giorni. Quando è che abbiamo bisogno di interagire con l'ambiente, con un robot? Interagire con l'ambiente per noi significa scambiare forze e in questo contesto ci limiteremo a considerare forze scambiate con l'organo terminale. Intenzionalmente o meno, qui c'è una lista di operazioni in cui io voglio scambiare forza con l'ambiente. Ad esempio, se voglio fare dell'operazione di assemblatura, di pulizia, chiaro che in questo caso io voglio scambiare una certa forza con l'ambiente, per esempio per passare un certo tool. In alcuni casi anche operazioni di ispezione richiedono di passare quello che si chiama un probe, cioè di passare l'estremità di un sensore che per funzionare correttamente deve essere spinto sulla superficie. Per esempio, se io sto cercando delle rotture all'interno di una tubatura. Bene, ci sono dei sensori e bisogna far scivolare il probe sulla superficie. In altri casi lo scambio di forza è leggermente diverso, cioè nel caso della telemanipolazione c'è sempre uno scambio di forza, però il contesto è leggermente diverso. È molto interessante la telemanipolazione perché in genere quando io utilizzo un approccio del tipo, per esempio, master slave o il mio robot piccolino sul tavolo con la cinematica uguale a quella di un altro robot che è in remoto, in questo caso il concetto di avere un robot dislocato ci richiede necessariamente di prendere in considerazione i ritardi temporali che sappiamo che sono destabilizzanti e quindi è necessario prendere in considerazione delle leggi apposite per poter gestire questa situazione, in particolare se io voglio sentire la forza. Quindi io nel mio master, nel mio modello di robot, se vado ad urtare sento la forza. Questo loop richiede approcci specifici che però, diciamo, non studieremo in questo corso. E va bene, questi li avete già visti, il video lo avete visto, per cui lo saltiamo. Cosa studieremo? Abbiamo studiato la volta scorsa, qualcosa la vediamo oggi e completiamo venerdì. Va bene? Allora, voi avete visto quella che, diciamo, è stata chiamata compliance control, il controllo di cedevolezza. In realtà, ora lo rivediamo brevemente solamente per ricordarci, per rinfrescare i concetti, perché non rientriamo nel dettaglio. È, diciamo, un non controllo dell'interazione, nel senso accetto quello che c'è, voglio capire che succede se io lo studio ma non faccio nulla di particolare. Oggi invece vediamo il cosiddetto controllo di impedenza e di ammettenza, sono insieme nello stesso cappello, e la prossima volta vedremo il cosiddetto controllo di forza e il controllo ibrido. Allora, controllo di interazione si divide in due categorie. In un caso si chiama controllo indiretto di forza. Quando si chiama indiretto? Quando il mio obiettivo di controllo non è quello di assegnare una specifica forza di interazione, ma più che altro di gestire il transitorio dell'interazione. Che cosa vuol dire? Se io voglio premere su questo tavolo, io posso chiedere al mio controllo due cose. In un caso, premi finché non hai assegnato 50 newton lungo la direzione verticale. E questo è un controllo diretto di forza. In un altro caso, che è quello che vedremo, io chiedo: premi in maniera tale che la tua
il tuo comportamento abbia queste caratteristiche dinamiche. Questa frase, queste caratteristiche dinamiche, la trasformeremo brevemente, fra poco, in un'equazione. Va bene? Per cui è indiretto quando mi interessa più il transitorio, e significa però comunque gestire la forza di scambio, è diretto quando io invece chiudo proprio un loop sulla variabile forza e assegno quella forza a quel momento. Bene? Allora, l'esempio che è stato fatto per capire è un esempio scalare ed è largamente sufficiente per capire quali sono i limiti di un controllo puramente di posizione. Allora, se io considero il secondo principio della dinamica, forza uguale massa per accelerazione, a un punto materiale che si muove in una direzione, è sufficiente questo. Bene? Uso questo controllore. Questo controllore è semplicemente un controllo a compensazione della dinamica. Vabbè, lo spazio operativo e lo spazio giunti è la stessa cosa, perché questo, diciamo, qui ha uno jacobiano unitario, essendo un punto materiale. E che cosa ottengo? Io ottengo che a ciclo chiuso, senza contatto, il mio robot, questo punto materiale, si muove secondo questa dinamica, in cui questi due guadagni li posso assegnare io. È bello? Beh, prima di tutto è una funzione di trasferimento del secondo ordine, un'equazione differenziale del secondo ordine, in cui la teoria mi dice che ci sono tre coefficienti, ma uno non lo posso assegnare, perché il coefficiente della derivata seconda è unitario per costruzione. Quindi già c'è qualcosa che non posso fare. E poi, se agisce una forza esterna, quello che succede è che non posso più semplificare la M, e l'equazione a ciclo chiuso assume questa espressione qua. La forza esterna, dal punto di vista puramente matematico, come equazione differenziale, la forza esterna è l'input di questa equazione differenziale. Bene? Ora, va bene? Non va bene? Non lo so, guardiamo un attimo. Allora, è un'equazione differenziale in cui il coefficiente della derivata secondo comunque rimane assegnato. Prima era 1, adesso è m, qualsiasi sia m, quindi se io ho un punto materiale con una grande massa, m è alto, se no è basso, non è un grado di libertà il progettista. Gli altri due continuano a essere invece gradi di libertà, perché io comunque kv e kp posso compensare la m, quindi sono gradi di libertà. Quindi, prima di tutto, noto che la stessa delle leggi di controllo, con e senza interazione, cambia i pesi e li cambia in maniera discontinua, perché in un caso ho 1 kv e kp e nell'altro caso tutto moltiplicato per m, per cui sta cambiando i pesi. Ma poi a regime questa cosa qui che cos'è? Questa è l'equazione di una molla, perché la molla è quella, una forza che è proporzionale allo scostamento rispetto a un equilibrio. Allora, in questo caso ho uno spostamento virtuale che è x desiderato meno x, quell'x tilde lì, e la costante della molla è m per kp, quindi m è sempre quella del problema, e kp che agisce rispetto a f, che è la forza esterna. Quindi che cosa posso dire? Che se io subisco un'interazione con un controllo puramente posizionale, se il mio sistema va a regime, perché non abbiamo fatto nessuna dimostrazione di stabilità, diciamo, speriamo che si ferma tutto, se va a regime è una molla con una costante che è mkp. Bene, dove kp è il kp del controllore ed m è la massa del sistema. Mi piace? No, non mi piace. Non posso assegnare tutti i coefficienti, quindi non posso assegnare tutta la dinamica del secondo ordine. Mi cambiano i guadagni col contatto e senza, e poi alla fine ho questa molla in cui posso fare ben poco.
Questo era un esempio, poi riportato al caso n-dimensionale, ha delle difficoltà in più, però adesso come siamo detti, l'abbiamo già fatto, quindi semplicemente ripetiamo il ragionamento. Questo è il solito modello matematico, va bene? Quello che ci accompagna da sempre, e applico un PD con compensazione della gravità, solamente per fare un esempio. Un PD con compensazione della gravità, ignorando completamente il fatto che ci sia interazione, quello che succede è che io scopro che a regime la mia forza generalizzata, questo vettore ricordiamo è 6 per 1, agisce su x tilde a meno del kp a meno 1, che è comunque un guadagno, diciamo, di progetto. Va bene? Problema: questa cosa qui, a causa della presenza della matrice Tigonà, è configurazione dipendente. Quindi il mio robot è una molla all'organo terminale che però ha, diciamo, una costante diversa a seconda della posizione in cui sto interagendo. È chiaramente inaccettabile, non posso pensare che cambi comportamento. Questo era semplicemente un calcolo per mostrare perché devo complicare un po' le cose. Io applico solamente una legge di controllo puramente posizionale al caso dell'interazione, succede questo. Allora, il primo passaggio, vabbè, poi la passive compliance l'abbiamo fatto, il primo passaggio che viene fatto è quello di cambiare la definizione di errore. Guardate, lo cambio in maniera tale che io definisco l'errore rispetto a questa terna desiderata, va bene? Chiedo scusa, esprimo l'errore in questa terna desiderata, va bene? E se l'errore è sempre lo stesso, è sempre la grandezza desiderata meno la grandezza effettiva, però noi fino adesso abbiamo espresso il vettore interno inerziale. Scopriamo, qualcuno ha scoperto, che se io applico un semplice cambio di coordinate, nel senso che io calcolo le grandezze non rispetto alla terna inerziale ma rispetto alla terna desiderata, quello che succede è che io posso riprogettare una legge di controllo in cui compare uno jacobiano leggermente modificato. Guardate, x tilde punto uguale, i conti sono nel libro di testo, non mi interessa che voi, diciamo, li rifacciate, nel senso, se li guardate per capirli ma non che li memorizziate. Cosa è importante? È importante che io ho comunque la possibilità di calcolarmi un opportuno jacobiano modificato. Il pedice A è perché rimane uno jacobiano analitico, e D perché rispetto riferito alla terna D. Va bene? Allora, in questo caso io ho, diciamo, una nuova dinamica di x tilde punto e posso riprogettare il PD con compensazione di gravità in modo tale che, usando questo nuovo jacobiano e facendo i miei bravi conti, scopro che mi sono reso indipendente dall'orientamento. Va bene? Dopodiché, l'ultimo passaggio che abbiamo visto, che avete visto l'altra volta, è stato: ok, la forza esterna può essere qualsiasi, forza generalizzata 6 per 1, ma facciamo l'ipotesi che tu stia interagendo con un qualcosa che è a sua volta una molla, che è un modo, diciamo, abbastanza semplice per modellare l'interazione con quasi tutto. Cioè, io localmente posso immaginare che se spingo una superficie che era a riposo, la superficie reagisce per tornare in quella posizione di riposo. E come reagisce? Con una molla, con un guadagno, una rigidità K.
la terminologia rigidità è K e compliance, cedevolezza, è l'inverso, no? È la stessa cosa, uno è l'inverso dell'altro, quindi in questo caso parliamo di rigidità. E allora che cosa scopro? Scopro che a regime, come posso immaginare, il guadagno del mio controllore e il guadagno della rigidità dell'ambiente interagiscono fra di loro. E qui c'è un esempio numerico che fa vedere, diciamo, abbastanza chiaramente come se io spingo un piano verticale che era a riposo in questa posizione a sinistra, assegnandogli questo valore desiderato, il regime, cioè la posizione raggiunta al regime, è un valore che è un compromesso fra la variabile desiderata e il guadagno del controllore e la variabile di riposo e la rigidezza dell'ambiente. Va bene? Questa è la posizione e questa è la forza scambiata. Quindi, se vedete, la forza scambiata diventa una molla virtuale rispetto a x desiderato meno x con r, che sono quindi due grandezze che conosco prima di cominciare l'interazione, con un guadagno equivalente. Lo riconoscete questo guadagno? Cioè, l'avete trovato da qualche parte, in qualche altra lezione, una cosa del genere? Voi non avete fatto elettrotecnica? Sì. Non riconoscete nulla? Quindi simbolicamente viene la stessa cosa, ok? Però interagiscono perché sono comunque due molle, una fisica, l'ambiente l'abbiamo modellata con una molla fisica, però il guadagno di posizione nel qualsiasi controllore è una molla virtuale, quindi sono queste due molle che interagiscono fra di loro. Chiaramente, se una delle due molle è molto più rigida dell'altra, beh, se il mio controllore è moscio e l'ambiente è rigido, io non spingo proprio, cioè l'ambiente non si muove. Viceversa, se spingo contro un cuscino con un controllo molto rigido, cede, punto. Cioè, si può visualizzare bene quello che succede. Ok. Poi qua c'è l'esempio fatto nello spazio dei giunti, un po' di video, però adesso passiamo a controllo di impedenza. Allora, prima facciamo l'esempio un grado di libertà, poi salto un attimo indietro nel modello matematico nello spazio operativo, che diciamo, lo vediamo nella sua essenza in maniera molto semplice, e poi vediamo il caso multidimensionale. Allora, che cosa sto facendo adesso? Entriamo adesso nell'argomento di oggi. Sempre il caso punto materiale. Legge di controllo, magari anche un po' strane. Allora, forza uguale massa per accelerazione, le forze sono due, una è la U del controllo e l'altra è la F dell'interazione, quindi la U è mia e la F è l'ambiente. Per ora la F è qualsiasi, non so chi me la dà, non mi interessa. Scelgo questo controllore. Allora, prima di tutto, cosa posso osservare in questo controllo? Beh, la M è quella del modello, ce l'avevo anche prima. Questo significa che io devo conoscere il mio modello matematico, perché sto compensando la M. Ok. E poi ho questa MD. Allora, questa MD è una variabile di progetto. A me non piace molto la scelta dei simboli, però diciamo, sono rimasto coerente con col testo.
per cui io l'avrei chiamata K con M questa qua, perché per me è uno degli altri guadagni, va bene? Concettualmente è la stessa cosa, però non mi piace molto questa M. E comunque è una variabile di progetto, questo è importante. Poi compare la forza due volte, guardate, questa è la forza esterna, chi me la dà la forza esterna? Un sensore, quindi già notiamo una prima differenza rispetto a prima, è che io sto assumendo come ipotesi che io stia misurando questa forza. Esistono tante varianti del controllo di impedenza anche senza il bisogno di misurare del sensore per misurare la forza. Noi, come sempre, diciamo, ci limitiamo alle versioni più semplici, in questo caso abbiamo bisogno del sensore. Perché io faccio meno F all'interno della parentesi d'onda e più F, diciamo, all'esterno? Allora, vediamo un attimo il ragionamento che c'è dietro. Prima di tutto io osservo che questo F all'esterno ha un ruolo abbastanza chiaro. L'F all'esterno ha un ruolo abbastanza chiaro, che è quello di cancellare la forza esterna. Cioè, in questo momento, se io mi limitassi a questo senza guardare quello che c'è nella parentesi tonda, io tecnicamente si dice che ho reso il mio manipolatore infinitamente rigido, cioè qualsiasi forza io misuro col sensore io la cancello, non esiste per il mio controllore, non esiste, perché gliela sto dando al controllo. Quindi chiunque mi dà una forza all'organo terminale, io reagisco con la forza uguale il modulo opposto al segno, quindi è infinitamente rigido. Però poi io la rimetto all'interno della parentesi. Perché la rimetto? Beh, perché se faccio il calcolo, io qua MM lo semplifico, porto MD qua, perché l'ho rimessa dentro la F? Perché in realtà io la voglio la F, perché la F per me rappresenta l'ingresso di un'equazione differenziale del secondo ordine, in cui, guardate, qua posso assegnare anche quel coefficiente che mi mancava prima. Quindi io adesso ho pieno controllo del transitorio. Questa forza esterna agirà su questo punto materiale nella maniera che voglio io, perché sono io ad assegnare MQD, KB e KP. Quindi posso imporre il comportamento dinamico. Dinamico quindi a questo punto significa che io posso assegnare il transitorio, mentre prima nel controllo di cedevolezza abbiamo fatto ragionamenti sul regime, dicendo incrociamo le dita, se raggiunge il regime, se non impazzisce nel transitorio, se non è instabile, allora sono due molle, va bene, che bello, però se io ho delle interazioni con delle forze di picco eccessive o delle vibrazioni eccessive, comunque limito in maniera, diciamo, troppo forte le possibili applicazioni. Io voglio poter controllare anche l'interazione, in questo caso punto materiale sono in grado di farlo. Qual è il mio obiettivo di controllo? Questo qui è un x tilde, quindi un x iterato meno x. Questo oggetto qua non potrà mai andare a zero, perché il secondo membro è diverso da zero, per ipotesi, perché noi stiamo dicendo che c'è un'interazione.
io non voglio controllare né la posizione dell'organo terminale né la forza di scambio, io voglio controllare il transitorio, cioè voglio assegnare questa dinamica. L'obiettivo di controllo è diverso rispetto al controllo del moto e rispetto al controllo di forza che faremo dopodomani. L'obiettivo di controllo è gestire il transitorio. Ok, tutto il resto l'abbiamo già detto, per cui questi sono i commenti che ora che io posso fare a questo controllo. Ok, adesso prima di andare nel caso multidimensionale o pienamente dimensionale, torniamo un attimo indietro e guardiamoci il modello matematico nello spazio operativo. È, diciamo, concettualmente abbastanza semplice, ci serve perché, diciamo, lo utilizzeremo adesso. Allora, che cosa faccio qua? Io qua non faccio nient'altro che prendermi il modello così come lo conosco ed esplicitarlo in Q2 punti. Va bene? Lo possiamo anche fare un attimo. Concettualmente non ho fatto nulla. L'altra cosa che conosciamo dalla cinematica differenziale punto uguale g con h punto, se faccio una derivata rispetto al tempo io ottengo la relazione tra le accelerazioni in cui compare anche J punto. Uso quella lì con la variabile, con la grandezza analitica e sono contento. Ok. A questo punto un'altra piccola osservazione che devo fare è che io ho queste grandezze gamma e H che sono quelle fisiche. Se ricordo posso usare quella matrice di trasformazione T col pedice A per ottenere l'equivalente, diciamo, analitico. Ma allora a questo punto prendo tutto quanto e lo vado a sostituire qua dentro. Va bene? E ottengo la relazione che c'è scritta lì. X due punti uguale questa cosa qui. Posso? Non ho fatto ancora nulla di concettuale, semplicemente. E poi, beh, poi dopo, aspettate, poi dopo io faccio semplicemente delle imposizioni, cioè definisco delle matrici equivalenti e nello spazio dei giunti ho una matrice di inerzia che ho definito B, guardate, definisco questa B con A
come l'inversa di Giacobbe a meno 1 Giacobbe trasposto. Perché lo faccio? Beh, io lo faccio perché in questo modo io posso poi scrivere, facendo i conti che diciamo, non rifacciamo, posso poi scrivere Vigorà x due punti, la dipendenza è da x, non è più da q, è dalla posizione di orientamento dell'ordine terminale, più Cigona x punto per x punto più, una certa, più la gravità. Quindi che cosa ho fatto? Beh, io ho scritto un modello matematico nella variabile x, è sempre un sistema del secondo ordine, ci sono sempre non lineare, configurazione dipendente, concettualmente ci sono gli stessi termini, però è scritto direttamente posizione orientamento dell'ordine terminale. Questo diciamo, modello matematico ha dei pro e dei contro rispetto a quello dello spazio degli aggiunti. Quali sono i vantaggi? Beh, come vi ho detto più volte, io ho il mio controllo, che è il mio obiettivo di controllo, che è espresso nel cartesiano, per cui io assegnerò una traiettoria all'ordine terminale. Beh, io qui ho il modello che è scritto direttamente ed ho un ingresso virtuale che è gamma con A. Bene. Quindi lo posso utilizzare per imporre un problema di controllo nello spazio cartesiano e per risolverlo direttamente al cartesiano. Come faccio a dare poi le mie coppie aggiunti? Vabbè, da gamma con A devo tornare indietro a tau e lo posso fare. Sì, questo lo posso fare. Qual è lo svantaggio? Beh, lo svantaggio è che in qualche modo lo jacobiano è all'interno di queste matrici. Va bene? Lo jacobiano è un oggetto che devo gestire sempre con una certa cautela per le singolarità cinematiche, per quando può cadere di rango, e in questo caso una singolarità cinematica farebbe addirittura cadere di rango la matrice di inerzia, cosa che ovviamente sappiamo che ci disturba dal punto di vista fisico, l'intuizione fisica, ma è ovvio che è una situazione da gestire e da evitare. Allora, questa è un'alternativa, ci sono diverse diciamo scuole che utilizzano questa alternativa e che poi diciamo progettano i controllori in questo, partendo da queste equazioni differenziali. Va bene? Questa è un'alternativa, questo è il modello matematico e ricomparirà adesso ci serve un po' per l'analisi di impedenza. Però diciamo che cosa abbiamo fatto? Concettualmente non abbiamo fatto grandi passaggi, abbiamo solamente riscritto dalla in maniera tale, esplicitando alcuni punti del modello matematico, in maniera tale da avere tutte quante le nostre equazioni scritte rispetto a x, x punto, x due punti. Ok? Ok. Allora, abbiamo fatto, diciamo, questo piccola digressione che diciamo, quando la mettevo alla fine della dinamica, perché il capitolo della dinamica è abbastanza oneroso, veniva in genere assorbita peggio che non mettendola qui. Adesso che cosa facciamo? Entriamo nel vivo dell'impedenza. Allora, entriamo nel vivo dell'impedenza. La prima cosa diciamo, che possiamo fare è, beh, io ho capito che spesso quando ho un mio bravo modello matematico, ho capito che una diciamo, classe di controllori abbastanza ampia si basa sul fatto che io possa cancellare completamente la dinamica, cioè io posso fare una compensazione della dinamica. Facciamolo anche adesso, quella che si chiama feedback linearization, facciamolo anche adesso. E quindi il mio controllo U
lo scelgo come y più n. Cosa significa y più n? Significa che faccio un primo passo e cancello sia, diciamo, cancello sia la n che la b, e dopodiché posso scegliere la y, diciamo, con posso scegliere la y, va bene? Cosa succede al ciclo chiuso? Beh, al ciclo chiuso succede che io ovviamente qui devo considerare anche g trasposto h, noi l'abbiamo fatto con il meno, giusto? Sì, con il meno. Quindi vado a sostituire la u e quello che succede è che io ho u è uguale a y, vi ricordate? Questa è la relazione che abbiamo ottenuto quando abbiamo fatto il progetto del controllore nello spazio aggiunto e compensazione della dinamica. Però poi purtroppo abbiamo pure qualcos'altro e abbiamo l'interesse, va bene? Y però io adesso lo posso scegliere, e quindi come lo scelgo? Beh, guardiamo, se riscriviamo quello che c'è scritto là e cerchiamo di capire un attimo che cosa significa. Allora, prima di tutto io mi scrivo y uguale md a meno 1, vi ricordate nel caso scalare io l'avevo al denominatore, quindi concettualmente ce lo ritroviamo. Nel caso scalare lo jacobiano è unitario, quindi qui non è che stiamo trovando niente di molto diverso. Md x due punti di serata Allora, tutte quante le matrici sono definite positive, che è, diciamo, l'estensione alle matrici di dire i guadagni sono positivi. Però credo che qui ho usato il simbolo sbagliato, perché qui ho usato lo zero e invece devo usare il simbolo opportuno. Vabbè, poi lo cambio nella pausa. A questo punto io che cosa ho? Devo sostituire questo qua dentro e devo vedere che cosa esce fuori. Non facciamo, diciamo, i calcoli nel dettaglio, ma avendo messo questo g con a meno 1, avendo qui la b, io scopro che esce fuori proprio una equazione differenziale in x, in x tilde, in cui compare quella b con a, cioè questa matrice di inerzia nello spazio cartesiano. KD stiamo usando qua, va bene? Sì? Ok. Qua usiamo KD, però mi pare che il precedente è KV. Va bene. D è dumping e V è velocità, quindi questo è l'equivoco. Va bene. Dovrebbe essere coerente comunque all'interno del singolo. Allora, il primo membro mi piace, il secondo membro no. Vediamo perché. Allora, nel primo membro io ottengo le equazioni differenziali del secondo ordine che piacciono a me. Guardate, il primo membro è lineare, perché se le scelgo io, queste qua le scelgo quasi sempre diagonali, va bene? Quindi è proprio quello che volevo. Ed è l'estensione a 6 gradi libertà di quello che abbiamo visto nel caso scalare. Il secondo membro non mi piace. Perché non mi piace? Beh, nel secondo non mi piace perché questo qui è ancora configurazione dipendente. Perché qui c'è la Q, va bene? L'inerzia cambia. Per cui ho fatto qualcosa, ma non abbastanza. Anche in questo caso, così come quel controllo di cedevolezza, ho deciso di seguire il testo che vi porta
gradualmente alla legge di controllo finale, cioè cercando di far capire perché è necessario renderla un po' più complessa. Perché se io utilizzo la legge di controllo così, tra virgolette, semplice, la prima che mi viene in mente, io ho questo problema della dipendenza dalla configurazione, non mi piace. A seconda di dove è il punto di lavoro, cambia il comportamento dinamico del robot, non va bene. L'utente sarebbe spiazzato da questa cosa, va bene? Allora, prima di tutto, ma io la forza la posso compensare, così come abbiamo fatto nel caso scalare. Quindi, che cosa faccio? La mia U, a questo punto, me la scelgo più G trasposto H. Se io faccio più G trasposto H, quello che ottengo è che questo qua non mi dà più fastidio. Ok? Ho levato anche questo. Perché chiaramente, diciamo, ho, dal punto di vista matematico, è proprio una compensazione algebrica, più e meno. Però, se la levo e basta, che cosa succede? È la stessa cosa che succede nel caso scalare, però rivediamo. Se io levo, compenso la forza dell'organo terminale, cosa succede? Dal punto di vista delle equazioni, è come se il mio robot stesse seguendo il moto libero, anche se invece c'è un'interazione, perché io la sto compensando. Tutto quello che leggo, io lo compenso. Va bene? Quindi in realtà sto facendo un controllo del moto, non sto gestendo l'interazione, perché poi può succedere qualsiasi cosa a questo organo terminale come scambio di forza. Ok? E allora io che cosa faccio? Scelgo la Y, guardate, nella Y ci rimetto dentro la forza, fate attenzione, c'è il pedice A adesso, cioè ci metto quella analitica, perché è tutto analitico quello che stiamo facendo x, x punto, x due punti, va bene? Cioè la derivata temporale dell'orientamento stiamo guardando, quindi è tutto analitico il ragionamento che stiamo facendo. In letteratura è pieno di approcci di impedenza in cui invece di avere la derivata dell'orientamento avete i quaternioni, ma noi, diciamo, rimaniamo con l'analitico, è più facile approcciarsi alle equazioni, concettualmente, diciamo, non cambiamo. Cos'è la cosa che mi piace? È che io, quindi, se qua dentro ci aggiungo meno H con A, il miracolo che succede è che io qua ho il legame che cercavo, che è questo. Mi piace, mi sono reso indipendente mi sono reso indipendente? Analitico vuol dire che non è quello fisico. Le forze e momenti fisici sono quelli che io, vabbè, che ho disegnato con H senza lei. Quando ci sta la A, significa che io ho sempre bisogno di questa trasformazione. Allora, in realtà, prima ero proprio dipendente da tutta la configurazione perché c'era la Q in B con A meno 1. Adesso rimango dipendente, però solamente dall'orientamento dell'organo terminale. Comunque non va bene, perché la stessa cosa, comunque un operatore si trova a lavorare con un robot che ha un comportamento dinamico diverso a seconda del compito, non va bene. Quindi ho raggiunto una parte del risultato e come faccio a raggiungere, diciamo, la parte finale? Concettualmente faccio la stessa cosa che ho fatto nel caso del controllo di cedevolezza, ossia non riferisco i miei errori rispetto alla terna inerziale, li riferisco rispetto alla terna desiderata. Facendo questo cambio di coordinate e, diciamo, senza entrare nel dettaglio di tutti quanti i passaggi che sono sul libro di testo, quello che succede è che io ottengo ancora una volta questo jacobiano analitico, diciamo, nella terna D. E se io utilizzo questo jacobiano analitico, io ottengo alla fine che
qui non c'è più H con A, ma c'è H con E espresso in termini di, guardate, queste sono forze e momenti, quelli fisici, però sono espressi nella terna di, è semplicemente una questione rispetto a quale terna sono riferite queste grandezze. Però la cosa importante è che questo è forse un momento fisico. Adesso io sono felice con questo legame ingresso-uscita della forza e dell'organo terminale. Guardate, dal punto di vista concettuale abbiamo fatto tanti piccoli cambiamenti, dal punto di vista formale sono quasi sempre tutte uguali le leggi di controllo, faccio una compensazione della dinamica e poi scelgo un, si chiama ingresso ausiliare, comunque dettaglio meglio la variabile y, ci metto la retroazione, ci metto l'azione avanti sull'accelerazione e poi questo termine cancella j punto. E questo è quello che mi dà poi, vabbè, questo è quello modificato. Ok, schema blocchi. Guardate, lo schema blocchi è abbastanza semplice, non è complicato da implementare. La cosa più complicata da fare in robotica è il debug, perché voi nel momento in cui avete una libreria di funzioni, chi vi dà lo jacobiano, chi vi dà la B, oppure la dinamica diretta inversa, è una riga di comando chiamare la funzione corrispondente. Il problema è quando la cosa non funziona, questa è la cosa più delicata, quale terna è riferita, ho indicizzato bene le variabili, ho fatto bene l'aggiornamento, eccetera eccetera, e diciamo prende più tempo questo che non scrivere la legge di controllo. Ok, allora qui abbiamo uno schema blocchi in cui questo qui è il sistema, quindi il robot con l'interazione con l'ambiente, la retroazione è fatta sulle variabili chiaramente nel cartesiano, quindi io assumo di misurare quel Q punto e poi faccio un calcolo di cinematica diretta, il loop interno è la compensazione della dinamica U in uscita ed Y in ingresso, per cui sarebbe questo qua, U in uscita e Y in ingresso, solo la compensazione della dinamica. Però fate attenzione, se voi guardate questo H con E qua, vedete questo, il segnale viene portato indietro, cosa vuol dire? Che sto misurando anche la forza all'organo terminale, ok? Esistono in letteratura versioni che non hanno bisogno di misurarla, noi non le facciamo perché ci fermiamo, diciamo, a questa versione che è la più semplice per implementare un controllo di impedenza decente. E poi invece nel blocco impedance control ci sta esattamente questa qui, la Y che vedete in questa pagina, e quindi si tratta semplicemente di andare a chiamare le funzioni corrispondenti. Allora, un esempio, prendiamo il muro verticale cedevole del caso precedente, abbiamo un M con D desiderato, che è una matrice diagonale, che posso fare diverso in X e Y, posso fare uguale come pare a me, KD e KP sono altrettante matrici diagonali. Quando scelgo i guadagni, in genere cerco di semplificare, se non c'è motivo per accoppiare variabili io scelgo diagonale, perché non è la cosa più semplice. Ok, la rigidezza dell'ambiente è K con X, e quindi qua uso uno scalare perché è solamente lo scalare lungo la direzione dell'interazione. Vabbè, se vedete è italico minuscolo. Allora, assegno un X desiderato costante e che cosa faccio? Le equazioni all'organo terminale, che sarebbe quindi queste equazioni qua scritte sul caso XY, le equazioni sono diverse lungo la direzione X e lungo la direzione Y. Lungo la direzione Y io non ho interazione perché io non ho messo l'attrito superficiale, quindi è come se non ci fosse niente. Ci sarebbe l'attrito perché la punta sta scivolando, però lo ignoriamo, va bene? Quindi non c'è interazione.
Quindi quello che succede, se guardate prima la seconda equazione è una semplicissima equazione differenziale scalare del secondo ordine lineare in cui è assegnato un certo y desiderato. Va bene? Non c'è nessun problema. Nella prima equazione invece io ho l'interazione con l'ambiente. Due simulazioni, una more compliant, per cui significa più cedevole, e la costante di cedevolezza è newton al metro, perché chiaramente diciamo moltiplicata per uno spiazzamento mi dà una forza, quindi dei newton. Bene, 10 alla terza è un numeretto diciamo ragionevole. Less compliant, quindi più rigido, meno cedevole, 10 alla quarta. I parametri di controllo sono quelli, sono stati scelti per avere una certa dinamica, e il robot ha una posizione x uguale 1, y uguale a 0 e deve andare 10 cm lungo x e 10 lungo y. Allora, questi sono i due casi. A sinistra c'è la posizione e ci sta y. Guardate, le due sono due curve, ma sono sovrimposte, sono sovrimpresse, cioè sono una sull'altra. Perché? Perché non c'è interazione, per cui se ne frega che sto cambiando il k. A destra ho la forza invece scambiata e io posso vedere due situazioni abbastanza diverse. Io ho cambiato di un fattore 10 la cedevolezza dell'ambiente, quindi non di poco. E il caso tratteggiato è quello cedevole. Da cosa lo capisco? Beh, per esempio dal fatto che a regime la forza è più bassa. Io sto assegnando la stessa x desiderata, sto spingendo, in un caso l'ambiente cede di più, per cui a regime raggiungo una forza e nell'altro. Guardate che quando l'ambiente è più rigido non solo la forza a regime è maggiore, però non è maggiore un fattore 10, è maggiore un fattore 2, ma io ho anche delle oscillazioni e un valore di picco che è maggiore. Bene, è cambiato completamente la risposta, il transitore. Il valore a regime non c'è disegnato lungo la x, in un caso affonda di 2 cm e nell'altro di 7. Il valore desiderato era 10. Ok? Il KP è 2500. Quindi io in un caso lo sto confrontando col valore 1000 e in un altro caso lo sto confrontando col valore 10.000. Faccio diciamo quel peso fra virgolette e viene fuori questo. Un piccolo dettaglio: assumiamo che il nostro robot sia già in contatto e che mantenga il contatto durante tutto quanto quello che succede. È un problema abbastanza serio che non affrontiamo il transitorio durante il contatto, oppure se il mio legge di controllo fa il contatto e poi stacca, è una cosa che va gestita con calma, perché può dare problemi, soprattutto diciamo se fate degli esperimenti ingenui in laboratorio. Ok, allora, ma io come faccio a scegliere i parametri? Potremmo farlo come esercizio di fondamenti di sistemi dinamici, perché questo qua l'abbiamo fatto, ok? Però cerchiamo di dare un'interpretazione fisica in robotica. Quindi io che cosa posso fare? Beh, non voglio delle forze di contatto ampie. Qua c'è scritto due to uncertainties in the geometrical knowledge of the environment. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sto dicendo il muro è verticale e reagisce lungo la normale al muro, sto assumendo che conosco perfettamente tutto. Il muro non è verticale, io lo stimo con un certo errore, non vado lungo la normale, in genere io diciamo faccio degli errori, per cui io devo assumere che posso fare degli impatti che non voglio, devo assumere che sto sbagliando, devo assumere che la cappa dell'ambiente non la conosco bene, per cui voglio evitare delle forze di contatto ampie. Voglio essere complementare all'ambiente. Cosa vuol dire questo?
Vuol dire che se l'ambiente è rigido e io sono rigido, sto cercando problemi, perché io sto mettendo due rigidezze una contro l'altra. Dal punto di vista del controllo, si dice che ho una situazione cosiddetta stiff e io posso avere problemi. Okay? Infine, quello che voglio fare è fare quello che fa l'uomo quando muove il braccio. Noi siamo rigidi e veloci quando muoviamo il braccio nell'ambiente libero e diventiamo lenti e cedevoli quando interagiamo. Devo prendere questa bottiglia, mi avvicino senza particolari precauzioni e sono rigido, se qualcosa mi tocca io continuo. Quando mi avvicino rallento e io divento cedevole. Va bene? Chiudo la mano, che è sempre un'articolazione, quindi sempre il robot, chiudo la mano in maniera cedevole, non stringo. Perché? Perché se sbaglio a percepire, se io con il mio sguardo sto misurando qual è la posizione occupata nello spazio e sbaglio la misura, se andassi in maniera rigida lo potrei schiacciare. Io vado in maniera cedevole, mi adatto io. Fra l'altro noi siamo cedevoli, no? C'è la pelle, ci stanno i polpastrelli, eccetera eccetera. Queste richieste fisiche in cosa si traducono dal punto di vista del guadagni? E allora, se io mi aspetto un impatto, voglio essere lento e cedevole. Lento, massa grande, proprio l'intuizione, la nostra intuizione fisica. Cedevole, molla virtuale, piccola. Ok? Il contrario, se sono in ambiente libero, massa piccola e K grande. Io voglio essere veloce, quindi massa piccola e K grande. Tra l'altro, se mi mettete a giocare con questi guadagni, poi vi faccio vedere in aula informatica, c'è Paolo, lui ha fatto semplicemente un'interfaccia con cui potete decidere questi parametri, ma alla fine è un'equazione differenziale del secondo ordine, va bene, con l'interpretazione diversa. Come scelgo il dumping? Va bene, siamo a livello intuizione, rimaniamo a livello intuizione, lo scelgo per profilare il transitorio, per evitare quindi troppi picchi, perché comunque mi dà un effetto di smorzamento. Ok. Allora, avete già visto il setup? Ragazzi, 1997, è intenzionale che io mantenga dei video del 1997, ormai ne trovate a tonnellate, ma il concetto è quello e si capisce meglio se non ci sono troppe cose colorate intorno. Questo è un foglio A4 che sta reggendo qualcuno davanti allo schermo e questo è il professor Villani, che adesso è ordinario a Napoli. Allora, che cosa sta facendo lui? Beh, prima di tutto lui adesso vi fa vedere una cosa abbastanza semplice, e cioè che se io non misuro la forza, allora lui adesso, perché ha fatto così? Perché ho sbagliato. Va. Non finiremo mai. Okay. Allora, cosa ha fatto? Prima di tutto l'ha preso all'organo terminale, quindi lui ha applicato una forza lineare, perché non ha fatto momenti, quindi una forza lineare. E il robot lo segue. Cosa vuol dire? Lo segue, non si vede bene, lo vedremo dopo, però significa che il robot sta, facendo girare questa equazione, però lo vedremo dopo meglio. Poi che fa? Tocca subito a monte del sensore di forza. Il robot reagisce come un robot, lui è controllato per rimanere fermo. Quella forza la reietta, perché? Perché non sta qua dentro questa forza, non lo sta misurando. Bene? Quindi se lui tocca lì, il robot è rigido. Questo è un robot industriale, era un robot industriale perché chiaramente è uscito di produzione. Adesso che cosa fa? Allora, nel momento in cui lui lo tira,
questo lo percepisce, diciamo, con la mano, cioè lui percepisce con la mano questi parametri, e si possono programmare anche diversi nelle varie direzioni. Diciamo, la massa virtuale all'organo terminale è programmata, quindi non è la massa del robot. Dopodiché, se lui lo lascia, questo va a zero con questa dinamica qua. Quindi, se loro hanno programmato una dinamica smorzata, vedete, senza sovrapposizioni, nel momento in cui lo lascia, lui porta questo a zero, perché il secondo membro va a zero. Se cambiano, hanno cambiato i guadagni, e quindi adesso hanno fatto guadagni che non sarebbero, diciamo, adeguati con tanta oscillazione. Ovviamente qui noi lo possiamo solo vedere, ma in un caso, diciamo, se lo toccate, voi le percepite proprio queste cose. Più grande, più piccolo, sentite un peso virtuale all'organo terminale. Ok? E quindi questi si stanno divertendo a cambiare. Qua c'è un'interazione con un ambiente cedevole. Ovviamente il K di una scatola di cartone non è noto, ok? L'avranno stimato in qualche modo, perché hanno un sensore di forza, quindi lo possono stimare. Non è noto, poi soprattutto non è neanche lo stesso ai bordi al centro, però va bene come esperimento. Che cosa fanno? Fanno il movimento che chiede di affondare, e questo è un bellissimo plot sotto DOS, in cui si vede a sinistra con la linea tratteggiata gialla la traiettoria desiderata, con quella rossa quella effettivamente eseguita, perché lui non ha rotto il cartone, non lo ha rotto perché è un controllo di impedenza che ha reso cedevole l'organo terminale, e quella è la forza scambiata con il cartone. Ovviamente, se fosse stato più debole il cartone lo rompeva, però è un altro discorso. Ok, quindi questo è, diciamo, un esperimento del 97. Ah no, poi allora quegli altri video sono alla fine dell'ammettenza. Sono le 10:30. Facciamo comunque 5 minuti di pausa. Abbiamo cominciato dopo, andiamo avanti come che volete. Andiamo avanti. Allora, l'ammettenza dal punto di vista concettuale non è molto distante dall'impedenza. Ci sono delle piccole differenze che vediamo. Allora, la scelta dei parametri dell'impedenza ha un piccolo problema, un piccolo grande problema. Qual è? Allora, ho detto prima, io devo essere complementare all'ambiente. Se l'ambiente è rigido io sono cedevole, se l'ambiente è cedevole io sono rigido. Ok. Ma se io sono cedevole, significa che il mio KP è basso. E io ho studiato fondamenti di controlli dinamici in cui mi è stato detto decine e decine di volte la retroazione ha tutta una serie di benefici che sono tra virgolette proporzionali al KP, va bene, al guadagno, è destabilizzante, è l'unico effetto negativo che non è da poco, però tutti gli altri sono effetti che a me fanno piacere, cioè e l'errore al regime, l'insensibilità alle variazioni parametriche, la reiezione ai disturbi, sono tutte cose che sono, diciamo, benefiche per le prestazioni del sistema in retroazione. Allora, se io progetto un'impedenza cedevole, mi sto privando di tutti i benefici della retroazione, perché il mio KP è basso, perché lo voglio basso, e però si può evitare questa cosa. Si può evitare, non è che l'ammettenza non risolve tutto, però si può evitare. C'è anche un altro aspetto da considerare: quando voi comprate il robot, c'è qualcuno che vi dice questo robot lo usi con questi comandi, questo robot lo usi con magari un linguaggio industriale ma standardizzato, oppure questo robot ti do i driver e ci fai quello che vuoi tu. Dipende da cosa vado a comprare. Le industrie hanno sempre chiuso i loro controllori e permesso l'interazione solamente attraverso le loro interfacce. Spesso non danno accesso a
la possibilità di dare la U, cioè le Q che hai aggiunto. Dicevano solamente dammi le Q che desiderate istante per istante, poi il basso livello te lo metto io. Adesso significa che negli ultimi 10-15 anni hanno cominciato ad aprire, cioè a dare delle librerie con cui si può, consentono di fare questo e quello, cioè o di dare il controllo in posizione in velocità o in coppia. Cioè ci sono proprio queste tre modalità. E il robot che voi avete visto è stato uno dei primi in cui un progetto italiano, in cui uno dei primi in Italia, adesso all'epoca no, cioè, non lo so, ero appena laureato, in cui ho fatto la tesi su quel robot, in cui un robot industriale è stato aperto. Quindi che cosa è stato fatto? Tutta una serie di elettronica per entrare a livello, diciamo, del controllore industriale e interfacciarlo con il DOS, va bene? Col sistema operativo DOS, che fra l'altro vabbè, non è tempo reale, per cui là c'è tutta una serie di problemi. Quindi oggi dipende da chi me lo vende. In alcuni casi io non posso entrare in coppia perché non è previsto dal costruttore. Per esempio, tutti i robot sottomarini, nessuno ha fatto il controllo in coppia, c'è anche un motivo tecnico di difficoltà, ce n'è uno con il controllo in coppia, ce n'è uno che non è stato commercializzato, l'azienda è fallita, adesso diciamo, c'è un progetto che segue da parte del professore che l'ha fatto, statunitense, che deve risolvere questo problema, l'ha risolto perché sta andando avanti, ma diciamo, non trovate qualcuno che vi vende un robot sottomarino con controllo in coppia. Vabbè, me lo danno direttamente con i servo, quindi voi date qualcuno. A quel punto non potete implementare questo oggetto qua, se non potete fare il controllo. Allora, in alcuni casi quindi, diciamo, l'impedenza non mi piace perché ha questo limite, in altri casi non la posso proprio implementare perché... Allora, ammettenza. Cos'è l'ammettenza? Allora, l'ammettenza dal punto di vista concettuale è molto semplice. Allora, immaginiamo che io ho una terna di riferimento che si comporta come se seguisse l'impedenza che voglio io. Questa terna di riferimento io poi la mando a un controllo di moto con i guadagni alti. Quindi per il controllo di moto, per questo signore qua dove c'è scritto position, questa XT, T perché T non lo so, questa X di riferimento è da seguire con i guadagni tirati al meglio. Per cui il loop interno di posizione segue qualsiasi cosa gli arriva al suo massimo, se ne frega dell'interazione. Chi è che però gli acconcia questo riferimento come se fosse l'uscita di un controllo di impedenza? È proprio il loop di impedenza. Quindi concettualmente io che sto dicendo? Io voglio entrare di 10 cm nel muro, ma non do il riferimento al basso livello, no, set point di 10 cm. Al basso livello gli do che cosa? L'uscita di posizione come se io avessi l'impedenza che voglio io. Va bene? Quindi io qua ho uno schema sopra che è lo schema di impedenza, che se vedete, diciamo, è molto semplice, cioè per l'impedenza la U è quella e basta. Per metterlo in qualche modo in risalto la differenza rispetto allo schema di ammettenza, in cui io ho lo stesso filtro di impedenza, l'uscita del filtro di impedenza a questo punto è questa X, non è più X desiderato meno X, X desiderato meno XT. Quella XT mi va a un controllo di posizione puro, tirato al meglio, diciamo, delle sue possibilità. Guardate, dal punto di vista di schemi a blocchi, rispetto a quello precedente, c'è semplicemente un motion control qua,
Ancora una volta, con la libreria, implementare impedenza, ammettenza, è una questione di un paio di righe di differenza, non c'è granché di differenza. Ovviamente poi capire cosa faccio è un altro discorso, però implementarlo e scrivere c'è tutto. Va bene? Quindi è un virtual Cartesian frame, è una terna virtuale che il loop interno di posizione segue al suo meglio e quello esterno gliela acconcia in maniera tale da realizzare la impedenza desiderata. Quindi il frame compliant, quello lì virtuale, evolve, e queste sono le equazioni differenziali che gli do io, va bene? Per cui io comunque uso la forza all'organo terminale. Con questa forza all'organo terminale io faccio girare queste equazioni nel mio programma e la XT che esce la do al basso livello. È una normale funzione di trasferimento. Ok, allora ho risolto tutti i problemi? Vediamo. Quando interagisco con l'ambiente, io sono compliant come voglio io, cioè io implemento i miei guadagni, quindi questo io lo ottengo. Lato positivo è che io adesso nel loop interno ho il KP più alto, ok? Quello, il controllo del moto è separato, quindi ho un altro KP, non è questo, ho i parametri dell'impedenza e poi c'è i parametri del controllo del moto. E lì ho la banda larga, reietto, faccio tutto quello che... Ora, che succede se l'ambiente è rigido? Beh, se l'ambiente è rigido, è meglio o è più facile avere il controllo di impedenza, se io voglio essere incidente. Quindi in realtà alla fine non ho risolto tutti quanti male, in qualche modo uno è meglio dell'altro a seconda delle situazioni in cui mi trovo. Ok? Allora, adesso vi faccio vedere gli esperimenti che ha, diciamo, implementato per la parte di controllo Paolo Di Lillo. Va bene? Durante gli esperimenti della demo finale del progetto europeo Dextrov, in cui l'idea del progetto è quella che l'operatore di ROV, cioè Remotely Operated Vehicle, sistemi sottomarini, veicolo manipolatore, l'operatore non è più a bordo del veicolo, ma è onshore, cioè sulla terraferma. Controlla con un esoscheletro, con un joystick, con la realtà virtuale, poi nel progetto c'era una situazione, però diciamo lo controlla, indipendentemente da come, controlla il robot sott'acqua e lui segue le indicazioni, diciamo, di alto livello dell'operatore, ma poi ha un certo livello di autonomia, per cui singolarità cinematica, ridondanza e controllo interazione se la vede lui. Paolo si è occupato, noi come Cassino siamo occupati della parte di controllo di ammettenza e di gestione della ridondanza, quindi l'inversione cinematica. E qui possiamo vedere. Allora, la parte finale, questo è un bestione, questo oggetto, perché è stato progettato per 1300 metri di profondità, per cui le pressioni sono quelle che sono. Quindi è un oggetto grande, pesante, con fine corsa meccanici fastidiosi, eccetera, eccetera. Qui avete una flangia che è solo protettiva, non serve a niente, che limita ulteriormente la manovra, però diciamo, è protettiva. Una mano costituita da tre dita, ognuna con due gradi di libertà, che però non entra in gioco adesso, cioè per il nostro non ci serve per capire cosa sta succedendo. Questo cilindretto blu è un sensore di forza e momento a 6 gradi di libertà. Va bene? E ora, questo ragazzo, che è un ricercatore di Genova, era con noi nel progetto, cosa sta facendo? Sta applicando la forza, quindi sta debuggando il codice, mostrando una grande fiducia nel codice perché non l'ha scritto lui e ci sta vicino. Bene, cosa che io
non farei. Allora, lui lo tocca, le dinamiche sono molto lente, sott'acqua, per cui non disprezzate, diciamo, e le forze sono molto ampie, per cui vedete che lui sta facendo una certa forza ed è tutto molto pesante, va bene? Ma guardate, avete visto che è successo? Lungo la direzione, diciamo, in cui deve interagire col pannello, lo vedrete dopo, lungo quella direzione il sistema era cedevole, lungo l'altra direzione non si è mosso, c'è anche lì il loop di ammettenza, però progettato con dei guadagni completamente diversi, perché noi qua vogliamo essere rigidi e qua vogliamo essere cedevoli. Però vi faccio, vabbè, poi faccio proprio l'esperimento. Questo qui è la stessa cosa, l'ho scaricato da internet questo video, ed è un ricercatore che ha fatto, diciamo, la stessa cosa, e lui sta interagendo con l'organo del mare. In questo caso vedete anche, vabbè, anche il momento, ok? Quindi, diciamo, reagisce cedendo alla forza che viene fatta all'organo del mare. Però vi voglio far vedere gli esperimenti, quelli là finali, perché poi per farvi capire, poi lo metterò per farvi capire che cosa. Allora, ecco qua. Allora, questo era un progetto, 8 partner, un partner solo dedicato alla disseminazione, cioè a fare video, gli adesivi carini, il logo, tutto quanto, non hanno ripreso l'esperimento finale. L'unica cosa che abbiamo è questo video preso con il cellulare da Paolo De Enrico, ragazzo di Genova, durante gli esperimenti finali. Allora, come vedete, c'è un pannello, questo quindi è la telecamera analogica che è a bordo della nave, si vede anche qui che il secondo braccio è aggrappato alla struttura, ok? E questo sta andando a girare la valvola, è un'operazione classica questa, girare la valvola. Queste valvole sono standard, seguono dei standard. Che cosa vuol dire? La dimensione e la forza che loro fanno fa parte di questo. A mano alcune valvole non si riescono a girare, ma è talmente pesante il tutto che vedete che lui la gira senza problemi, cioè le forze in gioco sono abbastanza più grandi di quelle che possiamo fare noi con la mano. Non c'è più la mano, perché non ha mai funzionato, si rompeva in continuazione e ha fatto passare una settimana, diciamo, di lavoro, e c'è un moncherino che è rigido, quindi lui fa così e gira. Però vuol dire che noi adesso possiamo pensare esattamente alla forza lineare per quanto riguarda l'impatto e alla forza e al momento. Se vedete qua ci sta un marker, la posizione relativa è stimata col marker ed fa errori abbastanza grandi, per cui in alcuni esperimenti veniva anche intenzionalmente provocato l'impatto, cioè si dava una X con D sbagliata per vedere che succedeva quando sbagliava. Adesso quello che vedete, diciamo, può sembrare anche non eccitante, ma è il risultato di 3 anni e mezzo di lavoro e noi siamo stati molto contenti. Chi è che sta riprendendo il tutto? Un altro veicolo filoguidato controllato da un operatore che sta a fianco. Infatti, se vedete, l'inquadratura si muove, ok? Perché non è facile tenerlo fermo. Comunque ha fatto 90 gradi e questo è quello che doveva fare. E questo è un controllo di ammettenza.
va bene? Poi diciamo ce ne stanno vari, come vedete WhatsApp video è perché diciamo ce li siamo mandati. Io sono dovuto partire il giorno prima, finché ero io lì non funzionava niente, appena sono andato via funzionato, l'hanno fatto diverse volte, è andato tutto bene. Vabbè. Come vi ripeto, è tutto molto lento perché è questo quello che è giusto che sia così. Cambia perché questo altro veicolino, no? È leggero, sale, scende, quindi. Ok, e quindi funziona tutto. Avete fatto il demo, cioè la mettenza l'avete vista sul Kinova giù in laboratorio? No? Ma non avete visto i robot in funzione giù? Sì, ho visto in funzione. Ok. Allora, e basta. Giusto per curiosità, un mercato che però non è particolarmente diffuso, sono gli attuatori a scelevolezza variabile, per cui voi potete, diciamo in questo caso è idraulico, lo potete programmare e cambiare tramite diciamo, vabbè, questi sono PLC, sono attuatori idraulici, lo potete fare così. Come sempre i video pubblicitari sono fatti molto bene e spesso danno, insomma. Vabbè, questo qua fa vedere anche l'interfaccia grafica, voglio vedere se c'era una parte dell'interazione. Vabbè, quando voi vedete qualcuno che si tira un robot e lo segue, perché ci sta un controllo dell'interazione che glielo consente. Beh, altrimenti rimarrebbe fermo, come è giusto che sia. Ok. Allora, ci fermiamo qua e ci vediamo venerdì per quanto riguarda la teoria. Spingo.